Lasciatemi, sto bene. Finalmente, signore. Vostro padre si è sentito male. E come sta adesso? Sta riposando. Leone. Che vi è successo così all'improvviso? Sto meglio adesso. Per favore, apri la finestra. Aprila, aprila. Sì, abbiamo vinto tutto. È una vera e propria malattia. Se non vincesse, forse morirebbe. Ormai pensa solo al gioco. Stessa storia. Ma è... Come presto. Che ore sono? Sono le 3 del pomeriggio, signore. Le 3? Idioti, non imparerete mai! No. Dammi da bere. Muoviti, ho sete, maledizione. Sbrigati, che cosa aspetti? Su, dammelo. L'acqua porta alla rovina. La pulizia corrompe, si sa. Il sapone consuma lentamente e si porta via la giovinezza. Ogni volta che ti lavi, un minuto della tua vita se ne vola via. Trasformarsi in lupo mannaro. Viola! Cosa c'è, signore? Ho appena visto una scimmia. Ah, una scimmia? Ah, sì! Qui, nella mia stanza, una scimmia! Signore, state calmo, adesso vi spiego. Spiegare che è una compagnia di commedianti, signore. Attori, musicisti. L'avete vinta ieri sera al Duca di Santovino. Non ricordate? Aveva già perso le vigne, le stalle, il lago col diritto di pesca. E i commedianti erano l'ultima cosa che gli restava. Non mi ricordo di averli vinti. Li aveva chiamati per il compleanno del figlio. Il piccolo conte Andrea, il mostriciattolo. E allora? È che voi, signore, avete tirato un doppio 6. E lui solo un doppio 5.
Così i commedianti sono usciti dalla vita del piccolo Andrea per entrare nella vostra e in quella di vostro padre. Terranno una rappresentazione stasera. Devi essere impazzito. Non li voglio vedere. Io, il povero duca di Santovino li aveva già pagati. E paghiamoli anche noi, allora. Ma liberami di loro. Attento, signore. Cosa c'è, Diolo? Hai qualche obiezione? Sono nel mio giardino e posso fare quello che voglio. I commedianti possono vedervi dal giardino. Ah. Dici che possono vedermi? Sì, signore. Che mi vedano allora? Oddio, Dio, 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 Dio! La scimmia! Certo che esiste. L'ho avvertito che non volevate la rappresentazione questa sera. Dunque, ecco la situazione. Le vincite ammontano a 100 corone. Vostra zia, donna Eleonora, ci deve 50 scudi. Il conte Rucellai la metà del raccolto che ha perso l'altro mese. Per non parlare di vostro cugino. Da ben 2 anni ci deve 30 scudi. La figlia minore di vostro cugino, la petite Eloise, ci deve invece... Oh, Viola! Sei di una noia insopportabile. Ma è possibile che non sei mai felice? Che non ti diverti mai? Chi lo sa, forse adesso lo sei e io non me ne accorgo. Quanto ci deve ancora quell'idiota del figlio di Don Gaetano? 200 ducati, signore. 500 con gli interessi. Poveretto, è una bella somma. Smettetela di rincorrermi, non ce la faccio più! Perché non scappiamo insieme? Scappare con voi? Siete impazzito! Ci sarà spettacolo questa sera. Non hai detto che li ho vinti al gioco? Ma poco fa dicevate che non volevate nemmeno vederli. Mi ero sbagliato! Non capirai mai le dolci emozioni che danno certi veleni improvvisi.
Quella doveva essere l'ape della malinconia. La peggiore fra tutte, purtroppo. Giusto. Giusto. L'ape del ricordo. Dicono che sia la più feroce. L'acqua può avere effetti veramente devastanti. È meglio il buio, dopo una certa età. Bravi! Padre? Ti sei ricordato che sono ancora vivo? Vi hanno informato che c'è una rappresentazione in giardino? Sì, mi hanno informato. Sei sempre il solito originale. Credevo potesse distrarvi. Ho già il mio di spettacolo. Vi appassiona davvero così tanto? Sempre meglio che guardare quello che accade intorno a me. È il mio unico divertimento, il mio solo piacere a questo punto. Voi mi state rimproverando, come al solito. Rimproverarti di che cosa? Di mandare in rovina la villa? Tra un po' comincerò a sentire le erbacce crescermi addosso. Del resto, sono un rudere anch'io. Cosa pretendo? Solo conforto della mia vita oppressa. Oh! Un mostro! Chi sei? Oddio, tu mi spaventi! Oddio, dove sei salvo? Oddio! Povera creatura! Infelice! Il tuo Taher è vivo!
ma più non vedrai. Sì, il vedrai. Ma non vedrai. Il vedrai e non vedrai. Il vedrai. E non vedrai. Ma mostro. Dimmi. Quali condizioni ha questa misera? Saranno imposte per riveder l'amante suo. Non spaventarti. Tarzanet. La prima condizione sia questa. Che vedrai. Fatto paura per così poco. Tremi. Ascolta. Brami acquistarti nuovamente Taer. Verso Nanchino. Nanchino, che vedi? Va, parti! Ti introduci. Innanzi al vecchio re fanfurro di Taer padre, ti presenti come uomo. Ti esibisci sotto mentito nome al suo servizio. Le spoglie d'uomo ti condurranno a immensi, alti perigli. Alle più crude estremità. Per quanto ti succedesse ti han celato il nome. Non so scoperto esser donna. La tua vita tremendi per il minore risparmio. Al costo della morte. O il tuo Taer hai perduto per sempre. Adesso. Tanto credermi devi. Mostro d'inferno, succeda quanto succeder può. Tacerò sempre d'esser donna. Ti giuro, andrò incontro a qualunque periglio. Il cielo, i numi, assisteranno un'infelice donna debole, è vero, ma calda amante e fida. Avete spaventato. Ah, scusatemi, volevo solo ammirarvi più da vicino. Lo spettacolo non è finito. Gli altri stanno recitando per voi. È molto imbarazzante. Siete bellissima. Davvero? E vi piaceva anche come recitavo? Ecco, non ci ho fatto molta attenzione. E quanto agli altri? Gli altri cosa? Terribili. Oh, vi ringrazio tanto. Abbiamo fatto del nostro meglio. Ma lo spettacolo era destinato al conte Andrea, un bambino. Sì, certo, lo so, ma vedete, il padre, poveretto, è un pessimo giocatore, purtroppo. Perde sempre. Già, l'avevamo capito. Però potevate almeno invitare il bambino. Vi distraete facilmente, vero, quando recitate? Mm? Forse, ma non sono cose che vi riguardano. Adesso, ascoltatemi. Voi siete troppo bella per confondervi con questi comici. Non vorreste cambiare vita? Potrei aiutarvi. Aiutarmi? Per cominciare potresti allontanarvi, devo finire di vestirmi. No, non avete capito. Al contrario, credo di aver capito perfettamente. Su, venite alla villa, voglio mostrarvi il giardino. No, grazie. A proposito del giardino, tenetelo più in ordine. Parlerò con vostro padre.
Se volete, fate pure, io non l'ho mai conosciuto. Oh, mi state prendendo gioco di me. Siete arrogante e ubriaco. Oh, mi sembra una cosa terribile, vero? Assaggiatene un po'. È una cosa speciale. Sapete, oggi pomeriggio stavo per cacciarvi. Sì, è vero. Vi ho vinti al gioco. È vero anche questo. Ma non conta più nulla adesso che vi ho vista. Pizzica! Domattina ripartiremo verso il sud. Potrei costringervi a rimanere. Voi credete che il capocomico accetterebbe? Siete un presuntuoso. Evidentemente non credete che io sia sincero. Venite qui. Se provate ad avvicinarvi, urlo. Vi faccio errore fino a questo punto. Già. Signore! Buonasera! No, no, dovete scusarla. È giovane. Troppo. Ma che sì? Non è ancora abituata a certi complimenti. Siete? Un attore. Ah, no, fermate. Mi aspettano, dobbiamo andare. Ditemi, qual era la vostra parte? Il re. Ma il re? Sì, proprio quello, signore. Ma voi siete così miseri. Non siete gentile. La verità talvolta non è gentile, purtroppo. No, non potete essere il re. Siete alzato presto. È la prima volta da anni. C'è una luce talmente bella. Vorrei essere un pittore per potervi ritrarre così. Sono un'attrice. Detesto star ferma. Vi chiedo solo di non andare via. Non merito tanta attenzione. Lasciate che sia io a giudicare. Ieri sera mi avete trattato male. Quanti anni avete? Che importanza ha? Io ne ho 17. Bene. Allora è per questo che vi faccio tanto orrore. No, non è per questo. Anzi, i vecchi mi piacciono. Ma voi pensate di avere il diritto di fare quello che volete? Ah, non so di cosa stiate parlando. Il vostro alito sa ancora di vino. Tipico di voi, suppongo. Perché continuate a sfuggirmi? Credo che non siate ancora sveglio completamente. Probabilmente sognate. Avete un'aria strana.
Vi prego, lasciatemi stare. Ehi, ma perché avete tanta paura? Le vostre mani mi spaventano, sembrano dei vermi. Ma che cosa sembrano? La vostra faccia mi spaventa, anche gli occhi, non c'è amore. Vi sentite molto sicura di voi? Sì, lo sono. E più vi vedo, più ne sono convinta. Il modo in cui stringete le labbra, il modo in cui muovete la testa guardandomi, siete la completa negazione dell'immagine dell'amore. Non sapete quello che dite. La vostra presenza mi è insopportabile. Adesso state esagerando. Siete ripugnanti. Non vi aspettate che vi chieda scusa, perché dopo tutto non mi sembrate tanto delicata da meritarvelo. Potevo anche essere ubriaco ieri sera, ma so riconoscere i miei sentimenti. Avrete anche 17 anni, ma siete vecchia. Siete una povera vecchia. Io vi odio! Buongiorno, signore. Buongiorno, Viola. Leone! 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 Sì, padre! Vieni su, svelto. Sono buonissimi, ne volete? No. Sai, quando aveva 20 anni, mio figlio era il più bel ragazzo del mondo. Tutte avrebbero voluto sposarlo. E invece guardalo ora, dissipatore, incapace di qualunque cosa che non sia bere e giocare. E vincere. Esatto, pazzo ma fortunato. Ha toccato il fondo, credimi. Il giardino è ridotto ormai a un cumulo di erbacce. Un tempo avevamo un giardiniere. L'ho licenziato. Appunto. Che tristezza. Perfino i suoni sono cambiati. I profumi non sono più gli stessi. Scusatemi, padre, sono troppo stanco. Non riesco ad ascoltarvi. Già. Vivi come se non avessi memoria. Hai cancellato ogni ricordo di sentimenti, di emozioni. Hai soffocato tutto nel tuo malessere. Certo che i signori pagano, bene anche, però io non so. Vuoi mettere quando troviamo le piazze per conto nostro? E beh, un'altra cosa, si va in scena, Non devi buttare quella carta. Io ho le carte che ho in mano. Lui non vuole che giochiamo in carta. Lui sta fumando con lei e non pensa di certo a noi. Tira, Tatiana, tira. Dai. Vai.
C'è un momento, Iris, quando sei in scena. Accade d'improvviso. E tu ti senti libero. Puoi fare quello che vuoi. È necessario. Per la vita, mica per il teatro soltanto. Beh, insomma. Quasi. Beh, quando ti succede sei fritto. Eh sì, perché sei costretto a fare il teatro per tutta la vita. Ogni sera devo ripetere i gesti e le battute che tu mi insegni, come se fossi una bambina. Non sono più una bambina. Se ne sono accorti tutti, sai. Va bene. Cambieremo la parte. Cambieremo la parte. Che parte le daremo? Lorenzo? Sì? Sta ancora aspettando? Beh, fallo entrare adesso. Sì. Siete voi lì? In persona. E per servirvi, signore. Ah, signore lì, le vostre maschere sono davvero stupende. Mi compiaccio. Meritano molto di più che essere usate soltanto una sera a un ballo e poi gettate via. Siete gentile a dire così. Ah, beh, ho visto moltissime maschere in vita mia e so con quale disattenzione siano usate di solito. Indossate semplicemente per celare un'identità, un viso. È quello che io definisco l'uso negativo delle maschere. Negativo? Le maschere negano il volto che coprono, lo cancellano. Esatto, ma... pensavo che potessero trasformarlo. Non vi sembra di esagerare adesso? Ho sentito dire che le vostre maschere sono in grado... Avete qualcosa da bere? Lorenzo, dagli un po' di quel liquore. Dunque, dicevo, non si limitano soltanto a nascondere. No, no, anzi, aggiungono qualcosa al volto che le indossa. Non lo credete? Certo che lo credo. E anche molto più di voi. Sono io che le fabbrico, dopo tutto. Dove le tenete? Un sapore davvero molto strano, sì, sì, strano. Venite, prego. Volete provarne qualcuna? Mi sembrano tutte bellissime.
Le voglio tutte, vi pagherò molto bene. Andate troppo in fretta. Dovete essere meno impaziente. Calma, signore. Occorre molta, Ma devo assolutamente mascherarmi. Questo lo sospettavo in verità. E non per un ballo, presumo, né per una rappresentazione. Infatti, io voglio conquistare una ragazza. È come un fiore, un piccolo fiore. Ma voglio anche spaventarla, no. No. Non voglio spaventarla. Voglio punirla. È solo questo che voglio. Punirla? E cosa vi ha fatto di tanto grave? È molto bella. Molto inquietante. È un animaletto. E all'improvviso diventa un'altra, dura, austera. Pensate che le faccio orrore. Beh? Sono così ripugnante? Forse sì, con una maschera come questa. Credete che una maschera sia sufficiente? No, no. Ci vuole ben altro, credetemi, signore. Dovrete tentare varie soluzioni. Ma se seguirete i miei consigli... Quelle maschere che vedete hanno provato a risolvere casi assai difficili. E queste? Sono pezzi unici, ma non sono in vendita. Io le voglio. Siete troppo precipitoso. Quelle sono maschere speciali che non si possono indossare senza una certa preparazione. Allora cominciamo subito. Avete paura? Non temete. E non strillate. Vi prego. Non mi fate paura. Davvero, non ne ho. Ma chi siete?
Avete una maschera molto originale. Che cosa ci fate nel bosco? Forse sto cercando qualcuno. E quando lo avrete trovato? Avrò finalmente trovato la mia pace. E se non lo troverete, come farete? Siete crudeli. Dopotutto ho trovato voi. Siete voi che siete venuta da me. Ma io non volevo farlo. Allora perché siete venuta qui? È stato solo un caso. Niente. Accade per caso. Sì, che vi chiamate? Sì? Ma qual è il vostro nome? Io non ho un nome. Sono l'elfa dei boschi. Ma adesso dovete andare. I vostri compagni vi aspettano. Andate. Volete venire a vedermi recitare questa sera? Sapete, io sono un'attrice. No. Non posso. Io vivo nei boschi. Andate ora. Su. Andate. Potrò rivedervi. Saskia! Cosa ti serviranno poi? Non stai fermo un minuto. Non conosci neanche il significato della parola guardare. Ah, la prossima volta che vai a Venezia, ho bisogno che mi compri delle nuove lenti per il mio telescopio. Sto aspettando una stella lontana che si avvicina. Una cometa, e mi servono delle lenti più potenti. Una cometa? Proprio così, una cometa. Sarà visibile alla fine dell'anno, ma voglio riuscire a vederla prima. Cosa volete dire? Quello che ho detto. Conosci la commedia che dice: si può morire di quella malattia che colpisce gli amanti senza amore? No. Ai! Maledizione. Sai? Mi appunto un'ape. Allora, che cosa hai scoperto? Stanno continuando a fare spettacoli lungo il fiume. Non sarà difficile ritrovarli. Ah.
Non c'è traccia del carro. Forse il maltempo li ha fatti partire in anticipo, o forse... Sta zitto! Cinque, ho vinto. Povero mio madre. Signori, fate il vostro gioco. Tentate. È incredibile, ha perso un'altra volta. Duca di Santovino, stasera è la vostra serata. Con tutto quello che mi ha sempre vinto, non basta di certo una serata. Oh, caro Leonardo, è da molto tempo che non vi trovate al mio tavolo. Prego. Signori, avete puntato? Prego. Leonardo, che vi accade? Bevete un po' del mio vino. Vi riporterà fortuna. No. No, non posso. Non mi chiedere di levarmi la maschera. Non chiedermelo. Non posso. Perché mi vuoi vedere? Non ti basta essere felice. Sì, ho la maschera. Ti prego, non chiedermelo. Ti prego. Ti prego, non chiedermelo. Ti prego. Ti prego. Mi stai spiando. Signore, cosa c'è? Cosa state dicendo? Quale maschera? Levati la maschera. 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 Levati. Padrone. Padrone, è solo un incubo. Un incubo, state calmo. Mi stai portando via tutto. Padrone.
padrone. Ah, finalmente. Spero siate soddisfatto. Sì, sì, va bene. Vuoi la verità, Viola? È 30 secondi troppo cotto. Oh, che peccato. Questo giardino è disgustoso. Acqua lurida, piena d'erbacce. Dì al giardiniere di metterlo in ordine. Ma l'avete licenziato! Dicevate che si poteva risparmiare eliminando certe spese superflue. E allora riassumi. Questo sfacelo non può continuare. Dovrò rifare tutti i conti. Thank you.
Lo conosci? No. Sì, forse. No, no, non può entrare. Non può entrare! Bene, bene, mio signore. A quanto pare siete molto eccitato e avete molta fretta di vedermi. Non bisogna mai avere troppa fretta, se mi permettete di darvi un consiglio. È dannoso per la salute e può portare a dei pessimi risultati. Ammirate, vi prego, queste combinazioni di colori. Le troverete affascinanti. Sì, 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 certo. La maschera che mi avete mandato. Lo so, ha avuto successo, eh? Ne ero sicuro. La vostra giovane donna sarà rimasta sorpresa. L'ho molto colpita, infatti. Ma adesso temo che possa scoprirmi. Ho paura di deluderla. Ah, mio signore, voi ora deludete me. Mi volete arrendere ora. Vi credevo più coraggioso. Se tornate indietro, tutto è perduto. Fermarsi adesso sul più bello non potete. Credetemi, io conosco il gioco sottile delle illusioni meglio di voi. Questo è il momento di portare fino in fondo la vostra impresa. Lei vi attrae sempre. Più che mai. Vedete, mentre cantavo, rispondeva non come un'attrice, ma come una donna innamorata. Ah, mio signore, voi siete il mio capolavoro. E adesso ammirate con me le meraviglie del caso. Quasi arrivati. Oh! Oh! Sì, la vecchia è odiosa, ecco. Sì, è vero, la vecchia è ripugnante. È proprio così vecchia dipinta. L'anziana donna Tatia è in compagnia e ci resta. Chiaro? Chiuso l'argomento.
Iris, guardami. Si può sapere cosa c'è in questi ultimi giorni? Mangi rospi? Vuoi per la parte che ti ho dato? Troppo piccola? Per sua altezza? Studia, invece, studiare le battute. Sai cosa sono le battute? Non si capisce niente. La memoria non marcia, anzi, fa schifo. Male! Ah, poi, circa il talento. Si fa per dire. Dov'è finito? Non lo vedo più. Sparito anche quello. Bene. Bene, 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 bene. Un momento di attenzione, prego. Katia, sveglia. Il capocomico annuncia alla graziosa compagnia che il talento della prima donna è volato via. Dietro a chissà quali strani pensieri. Mistero. Ridete. Ridete pure. Ma non riderete più quando mi avrete perso. Iris, che cos'hai? Perché te la prendi così? Sono stanca. Guarda, la maschera del fiume. Saskia, non sei contenta? Non so, Iris. Sono felice, ma un po' triste. Andiamo, Dolores. Siete voi? Sì. Ma adesso? Adesso? Voi siete ancora mascherato. E vi spaventa? No, no, è magnifica.
Non ho mai visto niente di così perfetto. E infatti, mi hanno detto che è un capolavoro. Spero solo che non vogliate prendervi gioco di me. Oh, no, non mi prendo gioco di voi, sarebbe troppo facile. Cosa volete dire? Pur non conoscendomi, sembrate fidarvi di me. Bene, allora ditemi chi siete, come vi chiamate e da dove venite. Anzi, toglietevi subito quella maschera, altrimenti me ne vado. No, vi prego. Non vi irritate. Volevo solo provocarvi un po'. E poi volevo essere sicuro di voi. Deve essere noioso portare la maschera per tanto tempo. Voglio dire, non vi fa caldo? Non vi pizzica? Siete incredibili. Sapete, ho conosciuto una persona che portava la maschera, ma non in teatro o per carnevale. Era una donna molto bella. E diceva che portava la maschera perché, secondo lei, gli uomini badano solo alla bellezza esteriore e non riescono a comprendere la bellezza dell'anima. È lo stesso anche per voi? Io non credo di essere bello. Oh, ma con questa maschera lo siete. E vi aderisce in modo così perfetto che non posso pensare che sotto voi possiate essere deforme. Posso toccarvi? Certo, ma non fate scherzi. Si soffoca qui dentro. Andiamo fuori. Che vi chiamerò Louise. Come il principe d'Aragona di 20 anni più vecchio della sua sposa. Ah, vi siete tradito. Dunque voi avete 20 anni più di me. Louise che si innamorò di una giovane mentre rincorreva una farfalla. Quando ho rincorso una farfalla? Vi ho vista recitare. E vi sono piaciute? Sì. Stavate rincorrendo una farfalla. Verrete via con me? Venire via con voi? Non posso. Mio padre. Vostro padre? Sì. Perché siete così sorpreso? Mio padre è un re. Un re? Sì, almeno fa sempre la parte del re, anche se ha più di 70 anni. Allora il re è vostro padre? Sì. Siete mai stata innamorata? Io? Oh, molte, moltissime volte. Ma guai a colui che si innamora di me. Lo respingo sdegnosamente. Lo faccio soffrire. Siete un amante crudele.
L'amore di solito arriva soltanto all'ultimo atto. No. Non sono mai stata innamorata. Ci vorrà molto per tornare. Presto sarà buio. Hai paura, Iris? No, di che cosa? Di essere deluso. Senza la maschera. Chi lo sa? No, non ho paura. Perché sei fuggito? Scomparso quella sera al teatro? Ho avuto paura. Paura di me stesso. Ma io non voglio che tu abbia paura. Allora mi porterai nella tua villa. Circondata dagli alberi. E dal continuo suono dell'acqua che scorre. Con una fontana. Sì. Con quattro cavalli di pietra. Te la ricordi? Una fontana con i cavalli. No, non me la ricordo. Mi ricordo lo spirito dei boschi. Già. L'elfo dei boschi. Devi riposarti ora. Cerca di dormire. No, no, non ancora. Continua a raccontare. Era Natale e tua madre. Andavamo a Venezia. Lei era avvolta da un gran colpacco. Ricordo ancora il suo profumo. Era dolce, affettuosa. Scendevamo al Canal Grande. Era sempre piena d'allegria, si divertiva e poi... E poi pluff, scomparsa. Sei ancora sveglia? Senza la maschera. Ci ameremo.
Da quanto sono in questo letto? Non ricordo. Ho sbagliato tutto. E voi? Voi che mi avete corrotto con le vostre maschere? Perché vi ho dato ascolto? Ah, certo, all'inizio è stato piacevole. Lei aveva fiducia in me. Era tutto fin troppo facile. Ho perso completamente la testa. L'ho delusa. Guardate come sono ridotto. È questa la mia punizione? Non ho più il coraggio delle mie azioni. Io vi odio. Ho smesso di bere. Ho smesso di giocare. Non faccio più niente. Sono una nullità. È davvero terribile. Devo riuscire a dimenticare. Voi siete il diavolo. Questo per avermi ingannata. E questo per essere scappato. Questo perché hai avuto paura. E questo per avermi salvato la vita. Smettila, Iris. Non ti impicciare. Ma perché rovini quella bella maschera? Ecco cosa ne faccio. Ma perché sei scappato? Perché hai avuto paura? Quando mia madre partiva e rimanevo solo con voi, venivo assalito da una tale melanconia. Era insopportabile. A volte sentivo anche un'altra voce, che sovrastava la mia, che mi parlava, che mi rimproverava perfino. E questa voce continua a parlarti? No. Il vino l'ha fatta tacere. Tua madre ti viziava. Ti portava sempre nei salotti. Mi ha anche insegnato a giocare. Appunto. Quando alzo gli occhi e guardo il cielo, mi sento perduto, mi sento confuso. Come se potesse risucchiarmi. Perché non hai imparato a conoscerlo? Le stelle a me sono familiari. Le chiamo per nome. E loro mi regalano un po' del loro mistero. Sì. E dalla immensità del loro silenzio. Mi parlano. Quando le osservo, non sento più il peso del mio corpo. Mi dimentico il tempo, me stesso, dove sono. L'infinito, Leonardo, è magnifico. Credimi.
Cara Iris, su questa terra il gioco delle illusioni non può durare. Da un sogno ci si risveglia sempre. Io mi sono svegliato, ti ho vista e ho capito. Io sono colui che un giorno hai disprezzato. Ricordi? La villa, una fontana con 4 cavalli di pietra e un uomo che ti ha fatto orrore. Con te ho scoperto l'amore. Per te devo lasciarlo. Addio, Leonardo. See you later.